Bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale, io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio di Casa Supply. Allora ragazzi, nello scorso episodio abbiamo, siamo stati diciamo in compagnia di Camilla. Um, che dopo aver, uh, diciamo <ride> come dire, um, essere stata convinta con le buone da Salim um, ha deciso di tornare a casa quindi nel suo appartamento a San Maisuno, e uh, possiamo vedere che c'è Edo in casa. Lui è appena tornato dal lavoro è sera, perché ho immaginato comunque, ragazzi, che Ovviamente Granite Falls Sama Shun non è che sia un viaggetto che sta proprio dietro l'angolo, quindi magari la nostra è partita, immaginiamo anche dopo pranzo, però, comunque ci vuole qualche ora e quindi eccoci qua. Lui è appena tornato dal lavoro, ragazzi, e come potete vedere, ehm, sono giorni che ormai da quando Edo ha scoperto tutto che, che ha questa faccia. Cioè, ragazzi, non. Il sorriso è proprio scomparso ormai dal volto di Edo e eh, potete notare che ci sono dei cambiamenti, magari anche piccolezze, magari chi è un, un osservatore più attento potrà notare, vedete sono per esempio sparite, ecco magari soprattutto qui che prima ce n'erano veramente tante, tutte le palle di vetro, la collezione di palle di vetro come potete vedere perché quella ragazza era una collezione che faceva Camilla e um, c'è qualcos'altro ragazzi che è cambiato in casa Supli perché come potete vedere andando um, se proseguiamo comunque ecco entriamo nella camera di Kami la camera di Kami è vuota è rimasto soltanto um, tutto l'occorrente diciamo per il piccolo Doki, e, e sì, ragazzi. Perché questo? È perché c'è una cosa che ora vi mostrerò. Ed ecco qua. È questa, ragazzi, Edoardo. È stato proprio um, irremovibile. Non, lui non vuole più saperne niente, perciò ha fatto svuotare la camera di Kami completamente. Ovviamente senza dirle niente perché lei non l'ha mai contattato. Ha cercato un piccolo contatto con uh, i familiari di Edo, non sapendo però che loro sapevano. Uh, magari ecco, no? Mm, come state tutto bene? Cose che faceva normalmente, magari anche prima. Però in un certo qual modo. No? diciamo che ha trovato una sorta di giustificazione al fatto che non le abbiano mai risposto, Elide si sa, loro sì vanno d'accordo ma non è che ci sia mai stato questo grande amore eh, tra le due. Mm. Erminia ragazzi è una donna impegnata con il lavoro, ha un ristorante tutto suo, eh, due figli, quindi comunque non ha dato tanto peso al fatto che non le abbia risposto. E quindi ragazzi, come potete vedere, anche le piante, tutto, tutto quello che era di Kami in questo appartamento non c'è più. Edo ha scelto così, non vuole abbandonare Sanmaishuno, lui, lui qui comunque ha, ha una vita, non, non vuole tornare a vivere a, a Willow Creek, non vuole trasferirsi altrove. Ehm... Um, lui, comunque, è un musicista famoso, cioè, qui immaginiamo magari c'è la sua casa discografica, cioè ehm, il bambino è nato in questa casa ha ehm, ehm, sempre comunque vissuto qui, non vuole neanche sradicare ricchi da. Ehm, da tutto ciò a cui è abituato ragazzi ecco e quindi oltre al fatto ragazzi che ovviamente anche se non l'ho detto subito c'è Candy qui quindi c'è cioè, nel senso no e quindi ragazzi certo non proprio qui a San Sammashino però comunque diciamo che Candy lavora qui ecco e quindi lui ha deciso di sbattere fuori di casa Kami la camera, come avete potuto vedere, l'ha già svuotata e i bagagli sono qui perché sa che tanto lei sta tornando. E come lo sa? Perché uh, Salim, ragazzi, uh, gli ha inviato un messaggio um, dicendogli appunto che uh, Camilla era stata da lui per, un, per qualche giorno, che stava per tornare. E non lo so, secondo me, ragazzi, quasi in una sorta di sesto senso... Um, Salim fondamentalmente l'ha contattato per dirle ti prego almeno cerca di parlare con lei perché ragazzi ma più che sesto senso in realtà perché pe a Salim è suonato molto strano il fatto che Kami sia partita così all'improvviso ed Edo nei giorni in cui lei è stata fuori non l'abbia mai contattata per il tipo di rapporto che hanno loro le è sembrato strano comunque che nessuno della famiglia si sia fatto vivo da parte di Edo, e quindi ragazzi, non ci vuole molto a fare due più due. Sebbene Kami trovi giustificazioni perché cercano sempre di vedere il lato migliore della situazione, anche se non c'è un lato migliore, ragazzi, visto il casino che ha combinato, eh, Salim ragazzi <ride> ha capito perfettamente che in realtà Edo sa, e non l'ha detto a Kami perché sapeva che se uh, le avesse detto guarda che secondo me sa tutto lei non sarebbe mai tornata indietro e quindi uh, com'è la situazione ragazzi adesso che qua ci sono dei bagagli pronti perché Edo ecco immaginiamo che questi siano proprio ecco gli oggettini un po così le cose più grandi Edo uh, le ha messe in un uh, in un uh, ragazzi non mi viene la parola uh, p -p -p chiamiamolo tipo garage ragazzi insomma avete capito in un deposito ecco non mi veniva in un deposito quindi tutto, tutti i mobili comunque e poi queste che sono le cose più piccoline no vestiti insomma oggetti così un po' sparsi per casa le ha messe qui e lei è appena arrivata ragazzi eccola non sa come potete vedere sono solo loro quattro ora vi spiego perché ha questo sorriso, ragazzi, tirato in realtà, cioè nel senso non è un sorriso disteso, tranquillo, sereno, perché sa comunque um, che, cioè nella sua testa, lei è agitata perché sa che dovrà spiegare il perché della sua partenza e soprattutto perché sono spariti i 20.000 simoleon, ragazzi. Quindi per questo, ma non si immagina neanche lontanamente che Edo sappia. Che la sua stanza sia vuota, che, mm, ehm, che i bagagli siano già pronti, lei non ha la più pallida idea. E che fine hanno fatto tutti? Diciamo che Edo, nel momento in cui ha saputo che Kaminer si era messa in viaggio, ripeto, siccome ci sono tante ore ehm, da Granite Falls a qui, ha chiesto ai suoi fratelli di prendere il bambino, di portarlo dai nonni, perché... Mm, per alcun motivo Edo eh, vuole che il bimbo assista comunque alla, alla discussione, eh, che sta comunque per verificarsi a breve. Perché, comunque, sa che Kami vuole bene a Riki, questa è l'unica certezza che lui ha. Mm, della sua amicizia ormai non, ha, non, non crede più nella sua amicizia, però nel bene che vuole a Riki, questo sì. E quindi lui sente arrivare l'ascensore Diciamo che non è felice per niente ragazzi Quindi togli sto coso Ehm... Vabbè se abbiamo capito e, e quindi si alza Secondo me E va qui E la nostra Arriva davanti alla porta Di casa ragazzi Perché qual è il fatto che Bocca la porta per un sim specifico, Camilla. Lei cercherà di entrare in casa, ovviamente, ragazzi. Andrà a inserire, diciamo, la chiave, ecco, immaginiamo. Cara, vieni qui. Sì, a parte il cane che entra e esce, fa quello che gli pare, però vabbè. Vieni qui, tesoro. E lei, ragazzi, vedrà che non, non riesce ad aprire la porta. Al che... Edo verrà, immaginiamo ragazzi, verrà lui qua fuori. E lei vedete, lo guarda come per dire ma... che è successo? Cioè, non... come mai non riesco ad aprire la... Eh, la, la serratura, diciamo? E quindi secondo me, ragazzi, farà una conversazione con lui. Vabbè, immaginiamo ragazzi che non si stiano abbracciando, ovviamente. E, ma che cosa è successo? Cioè... Uh, insomma, non si vuole una scienza per capire che la porta è rotta. Potevi farla riparare. Pensi sia questo? Pensi che la serratura sia rotta? Che la porta abbia un guasto? Certo, è questo che pensi tu, giusto? E lei sente questo tono, ragazzi, a dir poco glaciale, però... Non lo attribuisce, ripeto, al, mm, al fatto che lui sappia, ma al fatto che magari lui si sia accorto che sono spariti questi soldi. Ovviamente, ragazzi, possono tranquillamente litigare perché il piano è vuoto e quindi possono tranquillamente discutere. E quindi, magari, no, immagino che gli dirà: Ma guarda, um, io ti posso spiegare. Cioè, nel senso. posso. So. Non ci vuole una scienza per capire perché sei arrabbiato. Eh, ah sì, davvero? Allora dai, spiegamelo. Se lo sai. Ecco, io <ride> diciamo che fatico a trovare le parole. Senti, Camilla. Direi che ormai tra noi la situazione si è fatta scottante. Lo vuoi capire? E lei, ragazzi, guardate come lo guarda. Ma, ma, Edo, che. Che intendi dire? Non. Non capisco, cioè. Oddio, Camilla, sei, sei scema. Voglio che te ne vai. Da oggi in poi non vivi più qui. E lei. Oh, che cosa? Ma io ti posso spiegare tutto, cioè. Eh, voglio dire, so che sei arrabbiato per via dei soldi. I soldi, i soldi sono l'ultimo dei, dei nostri problemi, guarda. Guardate, ragazzi, cioè, guardate come la guarda. Proprio lo sguardo, lo vedete, è ferito. Edo, guardate, non riesce neanche più a guardarla come prima. E lei, in, ragazzi, inizia tipo: Immagina, tipo, a balbettare, a far fugliare qualcosa. Del tipo: Ma credi, mio, lo so che ora tu magari sei, sei sconvolto, che, che non te l'aspettavi. E lei, e lui disputerà, ovviamente, ragazzi. Della carriera inizialmente. Senti, lo so, ma non è questo un motivo per, per sbattermi fuori di casa. Insomma, siamo venuti a vivere insieme qui. Eh, non saprei neanche dove andare, non ho avuto tempo di cercare un posto. Senti, Camilla, non me ne frega niente dei tuoi problemi, ok? Mi hai rovinato l'esistenza. Pensi che sia la carriera il nostro. Il, il problema? Sì, ok? Penso sia per questo. Penso che tu abbia controllato dal computer il conto e ti sia. Reso conto, scuola del gioco di parole, ragazzi, che, che sono spariti i soldi. Sei scappata, Camilla. Hai preso un aereo e te ne sei andata. Ok, non alzare la voce con me, capito? Stai calmo. Io, io so di essere in torto, lo so, ma ti, ti assicuro che quei soldi li. li in qualche modo li, li riporterò, insomma, nel conto. Ma non capisci? Sei veramente così stupida e così ingenua. Non sono i soldi il problema. Io so tutto, tipo. Eh? Cosa? Che, che cosa intendi dire? Sai tutto di cosa? Non capisco! Lei cerca ovviamente, ragazzi, eh, al solito suo, no, di fare la vaga perché si sa com'è Kami. E lui la insulterà. Eh, ragazzi, voglio dire, eh, lui in questo momento sta proprio fuori perché immaginate tutto il dolore, la delusione, il risentimento, la rabbia. Un conto è quando non hai la persona che ha provocato tutto il. Che, che ha mandato in pezzi la tua vita, perché comunque, ragazzi, scoprire dal giorno alla notte che quello che pensavi fosse tuo figlio in realtà non lo è, non è facile. Scoprire che la persona che tu reputavi come una sorella, come. Mh, veramente la, una delle persone più importanti della tua vita, al pari della tua famiglia comunque. Sapere che questa persona sapeva tutto e non, non ti ha mai detto niente, non ha mai cercato di trovare il modo. Sì. Avresti sofferto, per carità nessuno lo mette in dubbio questo, però um, quantomeno sarebbe stato onesto, sincero, invece così all'improvviso non solo lui sente di aver perso... Um, non cambia il rapporto che ha con Ricky, ragazzi, cioè lo ama sempre e comunque, però ora sa che non è suo padre, non è la stessa cosa, diciamo, è la stessa cosa dal punto di vista dell'affetto, però in modo razionale sa che adesso eh, ci sono la situazione è diversa, sa, sa che praticamente eh, in qualunque momento magari Penny potrebbe venire, imporsi con un avvocato, creare comunque trambusto e quindi automaticamente, ragazzi, portare trambusto nella vita di Ricky. Ovvio, Penny po avrebbe potuto farlo anche prima, però lui sarebbe stato preparato se l'avesse saputo. Invece, così eh, ragazzi, si ritrova ehm, completamente disorientato e non solo comunque questa batosta, ma anche scoprire che quella che ritenevi fosse la tua più cara amica non ti ha mh, sostenuto. Vedete, lui la guarda ragazzi e glielo dice: Io non ho la nausea soltanto a guardarti adesso, non, non voglio saperne. E lei sta dicendo, ma io non sono fuggita, ok? Non sono scappata. Io... Volevo riflettere, volevo trovare il modo migliore per dirti dei soldi. De, de... E lui, oh mio Dio, senti, non lo vuoi proprio capire, vero? Non sono i soldi, non è il lavoro, se cammino sbadigliare, che... Va bene, ok? Ho sbagliato, lo ammetto, ma non c'è bisogno di aggredirmi così. Potremmo parlarne, potremmo... Io non sapevo cosa fare. Certo, tu non sai mai cosa fare, vero Camilla? Eh? Mai, vero? Eh? Ma quanti anni hai? Sei una bambina, per caso? Eh? Mi sono sempre dovuto occupare dei tuoi problemi. Mi sono sempre dovuto far carico di tutte. di tutte le responsabilità qua dentro. E io ora sono stufo. Eh? La verità è che sei soltanto una stupida lama, capito? Pensavo fossi una mia amica, e in realtà non lo sei. Come ti permetti di parlarmi in questo modo? Eh, tesoro, non sei nella posizione per, per incavolarti. Ti parlo come mi pare e piace. Edo, stai. Stai sbagliando, io non, non l'ho fatto con cattiveria. Lo vuoi capire? Non mi interessa. Tu dovevi dirmelo, dovevi dirmi la verità. Non mi importa quale, quale cappero di soluzione pensavi di trovare, non mi importa se pensavi di farlo per il mio bene, non mi importa di niente. Tu dovevi dirmelo. Capisci? Non si gioca. Guardate ragazzi, è proprio incacchiato, ma proprio di brutto. Non, non riesce più a vederla. È come se in questo momento avesse un'estranea davanti. Anzi, anche peggio. Perché un'estranea, quantomeno, ragazzi. Ehm, non la conosci. No? Per quale motivo avercela con un'estranea? Ma eh, in questo momento è come se avesse davanti il suo peggior nemico. Tu hai giocato con la mia vita, con quella di Riki. Io non, non sono una lama e non ho giocato con la vita di nessuno. Vuoi mettertelo in testa? Sì, certo, come no. Hai sempre una giustificazione, vero? Se solo mi lasciassi parlare invece di insultarmi. Non voglio più ascoltarti, Camilla. Io non voglio più ascoltarti, ho preparato la tua roba. Non mi interessa se non hai trovato un altro posto. Se non lo troverai. Se non hai un computer per lavorare, non mi importa. È stata tua sorella, vero, a convincerti a fare questo, giusto? Eh? No, guarda, non mi ha convinto nessuno. E la mia roba e i miei mobili, che fine hanno fatto? Si può sapere? Eh? Non puoi sbarazzarti così di me, della nostra amicizia. La nostra amicizia. Tu mi fai schifo. Proprio, ragazzi. Eh, beh. Mm, io e te non siamo più amici. Lui ora la deride. Del tipo. Sei così stupida a non riuscire a capirlo. Perché poi, ragazzi. Um, sapete il detto non, di non. Quel detto che tipo dice ora non me lo ricordo molto bene. Però quello che dice di non far mai arrabbiare un buono perché diventa peggio di un cattivo. Ecco, in questo momento, Edo è così. Cioè, Edo è una persona che. Uh, è buona. È buono veramente. È un pezzo di pane. Però se si incavola, ragazzi. E non si incavola mai, praticamente. Ma se si incavola, um, veramente può fare. cioè, crollano le pareti per capirci. Io non voglio mai più saperne di te. Non siamo amici, capito? Eh? Non me ne frega niente di quello che farai. Ti giuro che sei una donna. Solo per questo non ti metto le mani addosso. Ma se fossi stato un uomo. Che cosa? Vorresti... Veramente siamo arrivati a questo punto? Guardate lei è sconvolta, eh lo so, me hai fatto un casino, eh tesoro mio. Non puoi parlare così sul serio, cioè io e te siamo amici da anni. E lui, eh, ragazzi, dirà no, io ero tuo amico. Ora... È finita. Io non voglio più vederti. E non voglio che tu abbia mai più a che fare con mio figlio. Che cosa? Ma Ricky è... È come se fosse un figlio per me. Non puoi dire sul serio. Non mi interessa, Camilla. Non me ne frega niente, ok? Hai messo in... a rischio la sua vita. Ora stai esagerando, ok? Va bene, avrò fatto degli errori. Ma non... non... Sei uno stupido granchio se pensi queste cose di me. Io non l'ho fatto con cattiveria e pensi che me ne freghi qualcosa di quello.. Che tu, eh, guardate ragazzi, ragione da vendere. Eh, tesoro mio, pure il gioco. Pure il gioco ti dà torto. Eh, tesoro. Eh. Sei molto infuriata in questo momento. Lei implorerà perdono. Ti prego, ti prego, Edo. Ti giuro, io non volevo. Certo, certo. Tu non vuoi mai, Camilla, giusto? Eh? Io ti giuro non volevo Non volevo creare problemi Insomma so che sono un discorotto So che combino sempre disastri Ok ma anche Salim ha detto Non me ne frega niente di quello che dice Il tuo ragazzo capito Eh Non mi importa I tuoi vestiti sono in quelle valigie Ora entrerai le prenderai E te ne andrai da qui Perché io non voglio mai più vederti Non voglio mai più avere niente a che fare con te Non voglio che ti avvicini a mio figlio per nessun motivo E non voglio mai più Sapere neanche cosa fai nella vita Come te la cavi no, Non mi interessa Fra noi due è tutto finito Non esiste più alcun rapporto fra noi Sei Sei orribile quando dici queste cose Edo Sei veramente orribile Ecco si sono perse di vista E non sono più migliori amici Eh, lei è molto molto infuriata, ragazzi, perché Camilla, ovviamente, nella sua, ragazzi, immaturità, non riesce a capire qua, guardate la barra, ragazzi. Sono conoscenti. Non riesce a capire il male che ha fatto a Dedo, proprio non non ci arriva, ragazzi, non cioè, lei è convinta di stare nel, nel, nel giusto. Cioè, lei. Non, non l'ha fatto con cattiveria. E secondo lei questo dovrebbe bastare ad Edo per capire che. Per perdonarla, insomma, no? E lui proverà. Lei proverà a scusarsi di nuovo. Sei peggio di un sacco dell'immondizia. Io mi scuso, ok, va bene? Ho fatto un disastro, no, non avrei mai voluto. Però ti giuro che non l'ho fatto con cattiveria, capisci? Io. sapevo che avrebbe distrutto scoprire che non era tuo figlio e, e, e quindi guardatela ed è per questo che non ti ho detto nulla ma davvero io non volevo non volevo che tu soffrissi che soffrisse Ricky non, non volevo nulla del genere Camilla non mi interessa di quello che volevi Capisci, la vita non è soltanto andare in giro per locali a mangiare tramezzini al formaggio grigliato o fare foto, o stare sui social network. La vita è altro e quando ci sono le giornate di pioggia le amicizie si vedono in quei momenti. Ok, ho capito, ho sbagliato. Restituirò tutti i soldi, non lo so che la vita non è un videogioco, ma ti prego tu devi perdonarmi. Certo, io devo perdonarti, come no? Io non potrò mai perdonarti, Camilla, mi dispiace. Ma lo sai che sono una persona pulita dentro? Sai che non ti avrei mai tirato una bidonata, che non l'ho fatto con la cattiveria, non mi importa! Ti comporti da bambina, per te la vita è soltanto un gioco. Ok, e invece di affrontarli i problemi cosa fai? Sali su un aereo, prendi e scappi e mi lasci qui. Con tutto questo casino, Camilla, sei la persona più orribile che io abbia mai conosciuto. Ok? Forse nei tuoi stupidi romanzi la vita va come dici tu, ma non è così. Io, io ti giuro che non volevo, cioè, lo so, mi sono comportata come un sacco dell'immondizia. Mangerei chili e chili di cibo spazzatura pur di farmi perdonare. Ragazzi, sta dicendo cavolate, ma non me ne frega niente di quello che faresti. Pensi di essere dolce come un muffin, di essere una persona buona e gentile, vero? Beh, invece non lo sei, sei stata perfida, sei stata pessima e io in questo momento non voglio vederti. E non solo in questo momento, perché lui, ragazzi, poi vedete, ha questi momenti, perché lui, dentro di sé, anche se è molto arrabbiato, è come se non riuscisse totalmente ad odiarla, diciamo. E quindi dice una cosa e poi subito dopo però si corregge te ne devi andare mi dispiace io e te abbiamo chiuso non siamo più amici e guardate lei io, io non capisco perché tu non voglia capire Edo ti ho chiesto scusa cioè cosa non, non riesci a capire io ero confusa non sapevo cosa fare perché perché non vuoi capirmi ok ti dico che non l'ho fatto con cattiveria. Ok, avrò fatto male ad andare via. Ma sì, sono dolce come un muffin. Non sono una persona cattiva. E tu ora non, non stai capendo niente. Io ero venuta qui anche per chiarire. No, tesoro, non è vero. Non eri venuta qui soltanto per chiarire l'aspetto economico. Non le avresti mai detto la verità. Lo sappiamo tutti. No, non è vero. Tu pensi di essere dolce e carina. Kami, ma non lo sei. E mi dispiace, ma sei più che adulta. Non puoi più giustificare i tuoi comportamenti in questo modo. Io mi sono sempre preoccupato di te, dei tuoi problemi, ti ho sempre aiutata, ti ho sostenuta, ma ora basta, sono stufo, ok? Ho sopportato tante cose, ma non questa, non quando metti in mezzo mio figlio. Ok, va bene, lo sai cosa ti dico? Me ne vado, tanto non vuoi ascoltare, non vuoi capire, ora con lo smartphone troverò una sistemazione. Non mi interessa Camilla, trovi tutto nei tuoi bagagli, ok? I tuoi stupidi romanzi e tutte le tue... Cose, ok? Ma stai sicura che non sei dolce come un muffin? Lo so ne come! E se tu mi avessi fatto parlare avresti capito Invece di buttare fuori tutti i miei mobili Che io non l'ho fatto con cattiveria L'ho fatto per proteggerti Tu non puoi proteggere proprio nessuno Perché tu non hai mai voluto il mio bene, ok? Sei una persona subdola che ha agito alle mie spalle E io questo non te lo perdonerò mai Mi fa schifo soltanto guardarti E con queste parole, ragazzi Edo se ne va, le dice entra in casa, prendi la tua roba e vattene. Entra qui ragazzi, blocca la porta per tutti tranne Edoardo. E a questo punto ragazzi lui cerca di calmarsi. Immaginiamo come si stia sfogando del tipo, certo, lei è convinta di stare nella ragione, no? Si permette anche di urlare. Come no? Sono io quello sbagliato che non vuole ascoltarla. Eh? Lei non fa mai errori. Stai calmo, Edo, stai calmo. E lui sì, ragazzi, cerca un attimino di calmarsi. E lei, dal canto suo, ragazzi. Mm... Eh, è vero non puoi entrare tesoro quindi immaginiamo che lui abbia sbloccato la porta in questo momento lei verrà qui davanti alla sua porta uh, e dirà va bene io prendo tutte le mie cose ma te ne pentirai Edo di non, aver, di non avermi ascoltata io io non l'ho fatto con Cattiveria, va bene? E anche se ora sei arrabbiato con me, anche se ora sei deluso da me, prima o poi dovrai parlarmi, prima o poi dovrai, dovrai capire. E lui si siete qua, ti prego, vattene, non voglio neanche più vederti. Non voglio mai più vederti. Scordati questo indirizzo, scordati me, la mia famiglia, mio figlio, e sparisci dalle nostre vite. Ok, va bene. Come vuoi tu. Lo sai cosa ti dico? Fai come ti pare. Io l'avevo fatto per aiutarti. Tu non apprezzi niente di tutto quello che io ho fatto. Sì, perché lei è convinta, ragazzi, ancora di essere nella ragione. Cioè, una parte di lei sa che ha sbagliato. Però, la parte, cioè, lei si fa, fra virgolette, forte ed è così arrabbiata. Um, perché lei l'ha fatto a fin di bene. E quindi si arrabbia perché Ado non vuole capire questa cosa. Cioè, lui la sta accusando. Dal suo punto di vista, lui la sta accusando di tutto il male che, che gli è capitato, di tutto il casino che è successo e secondo lei lui non dovrebbe prendersela con lei. Cioè, ha ragione, è vero, lei gli le ha tenuto nascosto delle cose, non ha detto la verità, però non l'ha fatto con la cattiveria, non è che l'ha fatto per pugnalarlo alle spalle, l'ha fatto per proteggere lui e il bambino, non capendo che invece è proprio quello che Edo non avrebbe mai voluto, cioè quello che lui si aspettava da lei in quanto sua migliore amica era che almeno lei almeno lei avrebbe avuto il coraggio di dire la verità. Lei doveva dirgliela la verità, ragazzi, e invece questa cosa Kami non riesce proprio a capire che lui è rimasto deluso e ferito proprio dal fatto che l'unica persona su cui contava che avrebbe dovuto dirgli, dirgli tutto per prepararlo, per ehm, ecco, permettergli magari di mh, affrontare, non lo so, anche ecco, consultare magari un avvocato, no? Prepararsi non solo, ragazzi, dal punto di vista legale e quindi pratico, ma anche dal punto di vista, ragazzi, emotivo, psicologico, no? Ehm, mentale. L'unica persona su cui contava, perché Kami comunque ha cresciuto insieme a lui, il piccolo Riki, l'unica persona su cui contava, ragazzi... Non, ehm, ai suoi occhi lo ha, lo ha tradito in un certo qual modo lo ha, non gli ha detto la verità non, è come se avesse fra virgolette remato contro di lui cioè lui sta con la cosa che dice io, al tuo io fossi stato al tuo posto ti avrei detto tutta la verità e quindi ragazzi sì, ehm, lui è totalmente sconfortato adesso e quindi sì, ragazzi ed è qui Ancora chiuso nella sua stanza, come potete vedere. Camilla se n'è andata. Immaginiamo Ragazzi abbia chiamato un taxi, um, e che appunto il tassista l'abbia aiutata a portare via tutta la sua roba, ed Edo Ragazzi, è, è distrutto. È, gli fa male aver detto que quelle parole a Camilla. Non pensava. Le avrebbe mai dette a nessuno per di più a lei. E non ha ragazzi neanche il tempo di, um, fra virgolette, piangersi addosso perché all'improvviso, ragazzi, sente bussare alla porta di casa. È convinto, ragazzi, che magari sia di nuovo Camilla e quindi immaginiamo stia dicendo: Vattene, non, non, non mi importa cos'altro hai da dire. E nel frattempo stia arrivando ad aprire. Eh sì, a lei, ragazzi, è lei che ha bussato alla porta. Eh, e lui sta arrivando. E eh, vi immaginate, ragazzi? Allora, anzitutto, caro mio, io non riesco a capire perché. Fermi tutti ragazzi, qua ci sono cose mistiche. Ma riprenditela sì, la chiave dell'appartamento, ma già l'altra volta dovevi averla ripresa. Ragazzi, veramente... Va bene. Eh, lui l'ha fatta entrare, no? E, e sicuramente immaginate ragazzi, eh, tratta freddamente. Si può sapere cosa cavolo ci fai tu qui? No, non ti vergogni, vero? Eh? Cosa vuoi adesso? Edo, guarda. Um, non partire subito sul piede di guerra. Non dovrei partire con il piede di guerra? Tu sei la donna più perfida che io abbia mai incontrato. Insultala, Edo. Ma ti rendi conto di quello che hai fatto? Eh? Vuoi rovinare la vita a tuo figlio? Eh? Oh mio dio, ti prego, smettila, guarda. Eh, fammi un sorriso, del resto... Ho sempre amato il tuo sorriso, Edo. Ma cosa cavolo dici, Penny? Falla subito finita. Eh, non dovresti essere imbarazzato, caro. Eh, dovrebbe essere lei imbarazzata. Eh, sì, perché hai provato a flirtare e lui ti ha mandato a quel paese. Direi che non è proprio il caso. Um, e lei, ragazzi, secondo me, a questo punto... Eh, non è, ragazzi... Ecco, cerca di chiacchierare. Oh, sì, va bene, ok, Edoardo. Guarda, mh, come ti pare, io sono venuta qui per un. per un motivo se vuoi ascoltarmi. Ok? E credimi, ti conviene ascoltarmi perché gioverà anche a te, guarda. E lui non ho proprio intenzione di ascoltarti. Non, non mi interessa quello che vuoi dirmi. Beh, vedi, è un peccato. Perché, come dire... Ho una proposta da farti. Una proposta? Già, proprio così. Oh, sei così ferito, vero? È proprio perfida, ragazzi, sta donna. Ma vedrai che con la mia proposta tutto si aggiusterà. Cosa... Vorrà adesso penny da Edo, ragazzi? E qual è la proposta? Che vuole farli? Beh, direi che possiamo fermarci qua per questo episodio. Se vi è piaciuto ragazzi vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento Vi ricordo che in descrizione nell'info box trovate tutti i vari modi per contattarmi Trovate ragazzi la programmazione del canale, nonché le mie playlist Ma soprattutto i link ai canali dei miei amici youtuber che fanno gameplay ma cinema con The Sims 4 E gameplay con la Playstation 4 e PC Mi raccomando andate in tutti i loro canali, iscrivetevi Attivate la campanellina perché in questo modo ogni volta che qualcuno di noi pubblicherà un video vi arriverà la notifica e non rischiate di perdere i contenuti che portiamo sul canale perché ne vale la pena, ragazzi! Veramente andate nei loro canali e iscrivetevi con campanellina attiva. E eh, ragazzi non odiatemi ma sì! Penny ha una proposta da fare ad Edo e non vi dirò ora di cosa si tratta, ovvio che non vi dirò ora di cosa si tratta. Lo scopriremo strada facendo, qual è questa proposta? Chissà, ragazzi, fatemi sapere secondo voi qual è la proposta, di cosa si tratta. Cosa vuole ora Penny da Edo? Ragazzi, mi permetto di ricordarvi ancora una volta che ho aperto un nuovo account Instagram, Valuccia Sims Stories, eh, nel quale all'interno del quale, comunque, sto pubblicando una, una storia. Sempre ovviamente, ragazzi, con The Sims 4. Ehm. Mm, e niente, se avete piacere, ragazzi, andate, leggete, fatemi, eh, leggete e guardate foto, ragazzi. E riusciamo a entrare in questa modalità? No, uh, non vuole, non vuole. Il gioco non vuole collaborare. Ok, eh, dicevo, se volete, avete piacere, fatemi sapere cosa ne pensate. Detto questo, ragazzi, io vi auguro un fantastico fine settimana. Una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando, come sempre, al prossimo perché ormai lo sapete bene sul sul cimers e non